Questo carnevale è stato organizzato alla perfezione, il tema utilizzato è stato il riciclo. Stamattina abbiamo trovato una postazione con l'ambulanza, con medico e operatore. Abbiamo visto sfilare tutti i ragazzi di tutte le classi e di tutti i gradi. Abbiamo visto un po' l'organico, la plastica, il vetro. Abbiamo visto sbizzarrirsi di tutti i colori, bambini della scuola dell'infanzia vestiti da fiabe. È stata un'avventura veramente meravigliosa dove i bambini dopo 3 anni di pandemia si sono divertiti. Ora siamo qui al piazzale di fronte alla chiesa Maria delle Grazie, dove appunto in compagnia di tutti i genitori le musiche e i divertimenti vanno ancora avanti. Ringrazio a tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questa meravigliosa sfilata in maschera, sindaco, assessore, polizia municipale, carabinieri, e tutto il corpo docente, e tutti i genitori e tutti i bambini che all'unisono si sono uniti a questo coro meraviglioso di colore. Buongiorno a tutti, sono Fina Caracausi, presidente dell'associazione La Mongolfiera. Oggi sono veramente entusiasta di ritornare in piazza con gli alunni della Renato Guttuso e delle altre scuole che hanno aderito a questa iniziativa. Esperienza meravigliosa, fantastica. Ringrazio sempre i genitori che qualunque cosa gli venga suggerita loro riescono a realizzarla. Abbiamo avuto dei bambini con dei vestitini fantastici. Ringrazio anche i ragazzi delle scuole medie che di solito si astengono da tutto ciò, ma anche quest'anno hanno partecipato, quindi grazie a tutti. Sembra nulla, ma c'è tanto lavoro dietro, tante responsabilità, e quindi quando ci mettiamo in testa qualcosa riusciamo a realizzarla grazie all'aiuto di tutte le persone che ci aiutano nella realizzazione di tutto ciò. E da Villa Grazia di Carini, nel carnevale della Renato Guttuso, che ha portato un po' di felicità per le strade, è tutto. Alle prossime notizie.